Siamo con il preparatore atletico Giorgio Lerza che ci illustra il programma della preparazione e anche i primi 2 giorni ci racconta come sono andati. Beh, allora, il programma dopo 5 anni con il quarto colombano con Mr. Tassia mi è abbastanza rodato, quindi la macchina organizzativa diciamo che abbastanza va praticamente da sola perché sappiamo già tutti sanno quello che devono fare. Come al solito i primi 2 giorni sono un po' di diciamo conoscenza. Quindi li abbiamo dedicati un po' ai test, nello specifico oggi abbiamo fatto un test per l'efficienza aerobica, e mentre ieri che era la giornata un po' della consegna del materiale, così l'abbiamo dedicata giusto per fare un po' una sgambata, e comunque in linea di massima i primi giorni saranno dedicati a vedere un po' cosa abbiamo a disposizione, e poi si inizierà a lavorare diciamo tra il fine settimana e l'inizio della prossima settimana. Contando che domenica c'è la partita, quindi ci sarà anche questo aspetto da gestire un attimo, diciamo. Certo, e quindi il lavoro naturalmente concertato con il mister, che è sempre in collegamento. Sì, il mister chiama sempre, vuole sempre sapere cosa facciamo, perché ormai sappiamo che la parte atletica in generale, ma soprattutto per la nostra squadra, è una cosa fondamentale e che si fa seriamente, perché poi naturalmente i frutti si vedono. L'esempio lampante non l'abbiamo avuto l'anno scorso, ma per esempio per chi ci conosce 2 anni fa siamo andati a giocarci una finale nazionale a Imola praticamente a luglio, correndo ancora, e per far sì che tutta la stagione ci sia questa efficienza bisogna preparare bene le cose in questi momenti in cui si è tranquilli, in cui si sta bene. Oltre a quello, naturalmente è il momento in cui si dedica alla prevenzione degli infortuni, che è un'altra cosa fondamentale, quindi per evitare che poi ci si faccia male durante la stagione. Primissimissime impressioni dai primi test. Ma le prime impressioni sono che sono tutti molto ben preparati, quindi diciamo sono tutti pronti a svolgere al meglio la preparazione. Non ti posso dire che sono tutti allenati, però sono tutti sicuramente, non c'è nessuno che è sovrappeso e questo va bene, non c'è nessuno che ha fatto fatiche particolari. Poi le indicazioni, come detto, abbiamo sempre i nostri soliti ragazzi che vanno, ma anche devo dire che qualcuno dei nuovi ci ha già sorpreso veramente, ha già fatto bene bene. Ok, allora ringraziamo il preparatore atletico Giorgio Lerza e ci risentiamo nei prossimi giorni per i primi bilanci. Con piacere. Grazie.